Come ti chiami? Mi chiamo Andrea. Xuder. Quanti anni hai? 24 anni, a breve 25. 33. È la tua vera età? Giuro, giuro, questa è la mia vera. Eh certo. Che lavoro fai? Faccio lo streamer e youtuber, o meglio influencer, se vogliamo usare una parola integrativa. Lo streamer? Ma è un vero lavoro? Vabbè, a quanto pare sì, sembrerebbe di sì, soprattutto nell'ultimo periodo. No. Le prime tre parole che ti vengono in mente se ti dico banana. Giallo, Fortnite e Xuder. Sire, Fortnite, Fortnite. Cosa ti ha spinto a fare quello che fai oggi? In realtà mi sono ispirato ad alcuni youtuber ai tempi che seguivo, mi sono appassionato molto nel vederli, ho voluto replicare a modo mio e quindi è stata proprio l'idea di mettersi in gioco e di evitare appunto le barriere sociali che ci sono, che la gente pensa che ci siano in questo lavoro. Il fatto di far ridere la gente. Situazione sentimentale? Fidanzato. Sposato. La cosa più brutta che tu abbia mai fatto? Sicuramente stream sniper Alex Xuderone. Mentire ai miei genitori. La cosa più cringe che tu abbia mai fatto? Sicuramente stream sniper Alex Xuderone. E da quando attacco alle 8 a quando stacco alle 16 è un cringe unico. Cosa ne pensi di Xuder? Un grandissimo lavoratore. Che è un pirla. Piaz. Basso. Penso che possa bastare così. Che è un pazzo. Esector. Un grandissimo lavoratore e un gran figo, se posso permettermi. Non lo conosco. Return. Un gran collega, spontaneo e un sacco simpatico. È un pistola. Preferisci cucinare o ordinare a domicilio? Cucinare. Che sia mia moglie a cucinarmi? Continua la frase. Io odio Fortnite, no? Le minchiate. L'oggetto del quale proprio non puoi privarti? Il mio computer, 100%. La mia collana. Se fossi un supereroe, quali superpoteri avresti? Hulk. L'invisibilità. Mare o montagna? Mare. Mare. Il cibo più strano che hai mai mangiato? Pizza con l'ananas, penso che valga. È brutto, eh? Lo so. L'hamburger di struzzo. Meglio giocare al tuo gioco preferito senza spettatori o giocare a un gioco che proprio non ti piace ma con 100k viewer? Questa è una bella domanda, dal punto di vista personale la prima, dal punto di vista lavorativo la seconda, innegabilmente. Se vuoi fare lo streamer devi giocare a un gioco che non ti piace con 100k viewer. Se vuoi giocare per divertirti devi giocare al tuo gioco senza streamare. Chi è la persona più famosa che conosci? Fedez. Mia moglie. Qual è il tuo talento nascosto? Il mio talento nascosto è quello di far pensare agli altri che io sia capace a giocare a Fortnite. Penso che questo sia un ottimo talento nascosto. Sono un supereroe. Vediamo. Bella a tutti ragazzi, io sono Xuder e vi voglio un bene nell'anima. La tua serie TV preferita? How I Met Your Mother. Games of Thrones. Davvero? È l'unica che ho visto. Ah, okay. La prima cosa che fai al mattino? Guardare il telefono, purtroppo. Oltre che svegliarmi, naturalmente, per forze maggiori. Faccio colazione. Con 4 pan di stelle e un po' di latte. Se fossi un animale, quale saresti? Sarei una tartaruga. Un leone. Qualcosa che avresti sempre voluto avere, ma non sei mai riuscito ad avere. L'altezza vale come risposta? Una Lamborghini. Pizza con l'ananas? Sì, per promossa. Perché no? Come si cucina la carbonara? L'abbiamo fatta di recente, quindi qui servirebbe Andre, STR Andre, che è romano, però praticamente allora faccio l'Andre style. Lui mette un sacco di guanciale, tantissimo, prende l'uovo, ci mette ancora guanciale pepe, poi ancora guanciale pecorino romano, ovunque, fa la cremina, la mette e viene buona, però giuro che viene buona. Uovo, guanciale, un po' di pepe e poi è una meraviglia. La prima cosa che faresti se fossi l'ultima persona sulla faccia della terra? Proverei, non so, a cercare, andare in qualche città dove magari non sono mai stato, visto che è tutto mio, no? Posso fare quello che voglio, posso guidare, posso fare quello che voglio. Sì, sicuramente mi farei un giro del mondo prima di salutare tutti, perché sono da solo, magari poi vado a seguire gli altri. Andrei a cercare del buon cibo. Vorresti essere del sesso opposto? No, sto bene così. No. Previsioni sul prossimo gioco che farà il boom. Il prossimo gioco che farà il boom, secondo me si riconfermerà Fortnite, per assurdo, nonostante il periodo un po' acciaccato di questo periodo.
Poi mi auguro che magari il prossimo Call of Duty possa dare una bella stangata al settore del videoludico. In realtà me lo auguro, perché serve un po' una rinfrescata di questi tempi. Fortnite. Un consiglio a chi vuole intraprendere una carriera da gamer o da streamer come la tua? Per quanto riguarda lo streaming, non farsi influenzare dai numeri, non aver paura, non addossarsi colpe in caso di numeri bassi. Questo lavoro non è un valore numerico, quindi dimenticatevi questa cosa. È un sacco di tempo da dedicare dietro a questo lavoro, davvero tanto, ragazzi. Ragazzi, voglio veramente dirvi una cosa. Lo streaming è il futuro, lo abbiamo capito tutti, e continuerà ad aumentare più passeranno gli anni. Ma mi raccomando, prendete sempre in considerazione lo studio e il lavoro, quello manuale, perché il lavoro manuale e lo studio vi formeranno il carattere per poter diventare delle grandi persone nella vita. Non pensate che accendendo una videocamera si possa fare quello che facciamo noi. Mi raccomando, non mollate la scuola, non mollate le vostre opportunità di lavoro e non mollate ovviamente le vostre persone care. Saluti i tuoi fan. Ciao ragazzi, da Piazza. Yo ragazzi, bella per tutti. Saluta il cameraman. Ciao Japan. Uè. Saluta te stesso. Ciao Piaz, continua così. Sei un pazzo, Xuder. E ora faccio un balletto di Fortnite. Cosa ne pensi di Efesto? Stupido bot! Gli voglio bene.